Questa iniziativa nasce nell'ambito del Comando delle Forze Operative Sud di Napoli e vuole in qualche maniera celebrare, ricordare, commemorare quello che accadde 100 anni fa, cioè la traslazione della salma del Milite Ignoto nel sacello che è posto all'altare della patria. Questo avvenne esattamente nel 4 di novembre del 1921, sono trascorsi 100 anni e si vuole in qualche maniera ricordarlo, e per ricordarlo, per celebrarlo, si è pensato di realizzare una staffetta continuativa di 24 ore nella quale correranno militari del Comando Militare Esercito, militari del Secondo Reggimento Aviazione dell'Esercito di Lamezia Terme e personale dell'Associazione Run for Catanzaro. Durerà 24 ore, inizierà domani mattina, terminerà mercoledì mattina ed è un modo in qualche maniera per rendere omaggio e per dire grazie a quei ragazzi che caddero combattendo e nel corso del primo conflitto mondiale e di cui il nome in molti casi non fu noto.